Daniele Toto, alcuni giorni fa sembravano fatti i giochi per una candidatura insieme a Fabrizio Di Stefano per il centrodestra, invece l'uscita di scena proprio di quest'ultimo ha fatto cambiare un po' l'aria. In avanti Abruzzo e adesso voi siete con Legnini, come mai questa scelta? Credo che alla fine noi siamo rimasti con Fabrizio Di Stefano fino all'ultimo. La sua decisione di non candidarsi la consideriamo un vulnus, perché lui rappresenta il territorio e poteva essere un'offerta politica che poteva declinare al meglio la regione Abruzzo. Poi abbiamo aderito all'appello di Legnini, ai liberali, ai moderati, ai socialisti e agli uomini di destra, per una progettualità che parte dal territorio risolvendo quelle che sono le criticità della regione Abruzzo. Il progettualità di centrodestra che scontra con delle criticità, prima e non ultima certamente, quella del fatto che la Lega sia comunque in Abruzzo in coalizione di centrodestra, in realtà a Roma con il 5 Stelle. Quindi una candidatura di centrodestra che ha alcune criticità. Ha tenuto a ribadire che bisogna iniziare a parlare del presente e non più del passato o del futuro. La declinazione dei politici con provvederemo, faremo, diremo, risolveremo, credo che non rappresenti più quello che il territorio ha bisogno. Ha bisogno di obiettivi veri, risultati raggiunti, che non siano annunci però. Pietre miliari di questa campagna elettorale che sicuramente sarà difficilissima. La disoccupazione è forse oggi per l'Abruzzo la piaga più grande. I servizi al cittadino sono sicuramente importanti, l'assenza di una sanità che sia considerata tale, l'assenza di una strategia sulle infrastrutture, l'occupazione è la cosa più importante e a seguire quella che abbiamo detto.